Bentrovati all'appuntamento con M Sera, ospite in questa puntata nei nostri studi abbiamo l'assessore al turismo, allo sport e ai grandi eventi del comune di Macerata, Riccardo Sacchi, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Iniziamo parlando di un bilancio dello Sferisterio Live, l'edizione 2024 che si è appena conclusa, i numeri parlano chiaro, 22.146 spettatori, 11 serate, 7 sold out. Sì, c'è davvero poco da aggiungere ai numeri. I numeri parlano più di qualsiasi discorso. È stata un'edizione, oserei dire, entusiasmante, ma trionfale da un punto di vista appunto dei numeri, perché con 11 concerti e 9 artisti abbiamo sfondato abbondantemente il muro delle 22.000 presenze. Avete detto il numero giusto, 22.146, il numero che mi è stato fornito ufficialmente dalla biglietteria. E quindi capite bene che questo comporti una media di circa 2013 spettatori ogni serata. Questo non può far altro che destare una grande soddisfazione, e tutto questo però sotto tutto questo c'è tutta una serie di, diciamo, di presupposti e di effetti positivi. Il primo è che grazie anche a una virtuosa collaborazione, e li ringrazio, con più di 30 esercizi commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, abbiamo dato vita a un progetto che si chiama Live Macerata, che ha fatto sì che i 2.000 spettatori ogni serata, pur essendo magari un periodo estivo, agosto, inizio settembre, abbiano potuto trovare appunto bar, ristoranti, pizzerie aperte sia prima dello spettacolo e sia successivamente. Infatti questo ha prodotto un risultato positivo di ricaduta economica e commerciale sulla città. Pensate che anche facendo una media di 20 euro ogni persona, per un aperitivo, una birra, una pizza o anche solo per il parcheggio, 20 euro a persona moltiplicate per 22.000 spettatori, già questo, tenendoci comunque bassi, è un ritorno di almeno 45-50.000 euro, facendo il conto della serva, che ricadono direttamente sulla città. Ma l'effetto ancora più positivo è la promozione della città e del brand Sferisterio, perché mettere insieme cantanti del livello di Biagio Antonacci, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Il Volo, Gigi D'Alessio, Mario Biondi, PFM e anche Masini e Panariello, abbinarli al nome della città e alla nostra arena, porta un indotto in termini appunto di ricadute sulla promozione della città rilevantissimo.